Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché oggi parleremo del nuovo evento, o per meglio dire uno dei nuovi eventi presenti all'interno del gioco che apre le porte ufficialmente al Lantern Rite che per l'appunto comincia da oggi. Parleremo del Theater Mechanicus, un tipo di gameplay nuovo che viene introdotto all'interno del gioco che farà da cornice per l'appunto a questa festività, chiamiamola così. È un gameplay abbastanza semplice di per sé, che però a mio avviso potrebbe necessitare di alcune spiegazioni, magari per chi effettivamente non ha ancora ben compreso come sfruttare al meglio le meccaniche di questo evento. E quindi vi guiderò tramite questo video ad avere una visione un po' più ampia per quanto riguarda il gameplay completo di questo Theater Mechanicus. Partiamo col dire che questo sarà un evento che ovviamente avrà una durata all'interno del nostro calendario del mese di febbraio, ovvero a cominciare dal giorno 10 di febbraio, con ovviamente l'orario del server a cui facciamo riferimento, che da noi tecnicamente dovrebbe essere le 4 del mattino, e finirà per l'appunto il giorno 28 di febbraio, sempre alla stessa ora. Quindi avremo a disposizione tutto il mese di febbraio a partire da oggi per poter partecipare a questo evento. Per poter partecipare a questo evento dovremo ovviamente completare delle quest che saranno The Origin of the Lanterns e successivamente a Liyue, più nello specifico, completare il Theater Mechanicus, che sarà una quest a parte che dovremo affrontare per poi sbloccare effettivamente la challenge vera e propria del Theater Mechanicus. L'evento del Theater Mechanicus in generale verrà diviso in 6 stage, che ovviamente saranno divise l'una dall'altro, e la possibilità di sbloccare il passo successivo avrà la possibilità di sbloccare delle ricompense più alte, avere la possibilità di poter maxare a un livello più alto il Venicius Mechanicus, che spiegheremo dopo che cosa sarà, il numero massimo di Venificius Sigil che potremo ottenere, e ovviamente ogni stage avrà anche delle caratteristiche particolari per essere sbloccata, e quindi di conseguenza dovremo effettuare dei piccoli obiettivi per passare al livello successivo. Ovviamente, aumentando la difficoltà, avremo anche la possibilità di ottenere ricompense migliori. Per quanto riguarda la difficoltà, invece dell'evento che andremo ad affrontare, avremo 8 difficoltà diverse. Ovviamente, ogni difficoltà avrà un moltiplicatore personalizzato per quanto riguarda, ovviamente, le nostre ricompense. Più alta sarà la difficoltà, maggiore sarà per l'appunto il moltiplicatore per le nostre ricompense. Per sbloccare la difficoltà di livello superiore bisognerà completare ovviamente la difficoltà precedente per poi passare allo stage superiore. Per poter partecipare all'evento vero e proprio del Mechanicus bisognerà dirigersi verso la cittadina di Liyue, e più specificatamente nello screen che vedete a schermo, parlare con la ragazza in sovraimpressione, ovvero Ruijin, e spendere una Xiao Lantern per poter partecipare all'evento. Ricordatevi però che la Xiao Lantern che voi utilizzerete verrà consumata in qualsiasi caso qualora voi riusciate a completare l'evento, oppure fallire e di conseguenza uscire dalla challenge. Quindi fate molta attenzione e cercate per l'appunto di non sprecare le vostre Xiao Lantern. Come potete vedere dall'immagine, avremo la possibilità di poter spendere le nostre Xiao Lantern per entrare all'interno dell'evento ed affrontare la challenge. Potremo affrontare la challenge da soli o in coop, però fate molta attenzione perché le coop, a differenza di tutti gli altri eventi, potranno essere svolte da due persone soltanto alla volta. Quindi, se avete un amico o comunque qualcuno con cui condividere questa esperienza, potete tranquillamente organizzarvi e giocare tutto il tempo che volete. All'inizio della nostra challenge, il giocatore o i giocatori che affronteranno la sfida verranno teletrasportati all'interno dell'arena e avranno la possibilità di poter iniziare la loro fase di costruzione. Fase di costruzione che permetterà ai giocatori di realizzare i propri meccanici,
e successivamente vedere anche per terra, come potete vedere tramite i segni che vedete qui su questa GIF che è stata presa direttamente dal sito ufficiale, poter vedere il percorso che i nostri avversari effettueranno quando per l'appunto spawneranno e verranno affrontati da noi stessi in qualità di costruttori dei meccanici. Avremo la possibilità di poter riprogrammare i nostri meccanici e svilupparli durante ogni wave, quindi durante la fine di ogni wave, e adesso entriamo più nel dettaglio per scoprire come far funzionare questo gameplay vero e proprio. Come potete vedere, alla base di queste piattaforme che vedete su questo screenshot potremo costruire le nostre torrette, chiamiamole così, che saranno i nostri meccanici. Meccanici che verranno sfruttati tramite i nostri Vinicius Points, che sono quelli di cui abbiamo parlato precedentemente. Ogni giocatore avrà un ammontare specifico di Vinicius Point all'inizio di ogni wave, che potrà accumulare sconfiggendo ovviamente i nemici durante le ondate. Si potranno anche rimuovere successivamente le nostre costruzioni e venire in un qualche modo rimborsati parzialmente per quanto riguarda la costruzione vera e propria, oppure ricostruire successivamente una torretta, quindi un meccanici che abbiamo smontato precedentemente, con un piccolo sconto per quanto riguarda la spesa dei nostri Vinicius Point. Una cosa importantissima da sottolineare è che all'interno della coop, quindi quando si affronteranno gli stage dei meccanici in coop, il massimo punteggio di Beneficus Point da utilizzare sarà praticamente una sommatoria tra i giocatori, quindi saranno condivisi tra tutti e due i giocatori e non sarà la stessa cosa ovviamente di effettuare le wave singolarmente. Si potranno costruire in maniera autonoma, quindi ogni giocatore potrà costruire in maniera autonoma, però condividendo i punti che per l'appunto possono utilizzare all'interno delle wave. Inoltre, tutti gli upgrades che verranno effettuati per i nostri meccanici corrisponderanno al nostro livello, quindi non verrà fatta una media per quanto riguarda i potenziamenti in generale, ma se io ad esempio ho le costruzioni a livello 3 e un altro giocatore che sta giocando con me alle costruzioni a livello 5, tutte le mie costruzioni saranno a livello 3 e tutte le sue costruzioni saranno a livello 5. Quindi non avremo la possibilità di fare una media tra i nostri livelli e ognuno giocherà con le proprie costruzioni. Una volta che avremo terminato di costruire tutti i nostri meccanici e quindi abbiamo la possibilità di affrontare subito la wave, non abbiamo bisogno di aspettare il countdown e possiamo cominciare direttamente la nostra sfida senza perdere ulteriore tempo. Una volta terminata la costruzione comincerà effettivamente l'evento e quindi dal portale viola avremo la possibilità di far spawnare i nostri avversari, mentre invece dal portale blu avremo la fuoriuscita e quindi la possibilità di far scappare i nostri nemici dal livello. Altra cosa importante: i nemici in questo evento non attaccheranno i giocatori e non potranno infliggere danni. Stessa cosa, i giocatori non potranno attaccare i mostri e non potranno infliggere danni ad essi. Però possono entrare in sinergia con i meccanici che per l'appunto abbiamo costruito, perché utilizzando le burst e utilizzando l'elemental skill avremo la possibilità di infondere i nostri elementi ai nostri avversari e quindi di conseguenza creare una collaborazione per quanto riguarda i nostri meccanici. Esisteranno all'interno della mappa anche delle meccaniche speciali che potremo utilizzare ovviamente dopo un intervallo di tempo per facilitare il compito e poter sconfiggere più avversari alla volta e quindi facilitare il nostro lavoro. Durante l'evento avremo comunque, e soprattutto durante le wave, avremo la possibilità di poter consultare le informazioni che ci interessano nella parte sinistra del nostro schermo, ovvero vedere quante wave sono rimaste ancora da completare, i nemici che devono essere ancora sconfitti, il numero totale di Beneficus Point che ci sono rimasti per costruire magari altre strutture, il numero correnti di meccanici che abbiamo costruito e il numero massimo di meccanici che possiamo ancora costruire. La sfida verrà considerata conclusa
quando o riusciremo nell'impresa e quindi avremo successo o quando falliremo. Per quanto riguarda il successo, dobbiamo impedire ai mostri che verranno segnati ovviamente nelle condizioni iniziali della nostra challenge, impedirne la fuoriuscita, quindi impedire a tot nemici per esempio di effettuare la fuga. Quindi dovremo sconfiggerne il più possibile e quando avremo soddisfatto le condizioni potremo continuare avanti. Qualora non riuscissimo a soddisfare le condizioni delle wave che stiamo affrontando, la sfida terminerà immediatamente e riceveremo la ricompensa in base a quello che abbiamo fatto. Una volta completata la sfida, o in esito negativo o in esito successivo, risolutivo, quindi con successo, avremo la possibilità di essere ricompensati tramite i Beneficus Sigil, che come abbiamo detto prima servono a potenziare i nostri meccanici oppure addirittura a incrementarne la loro potenza. E di qua iniziamo a parlare adesso di meccaniche un po' più particolari. Ogni giocatore potrà controllare in qualsiasi momento tutte le meccaniche e le features presenti all'interno di ogni livello, che potranno includere ovviamente il tipo di mostri che avremo a disposizione all'interno della wave, la stage, la mappa presente all'interno della stage, i Beneficius Mechanicus che rappresenteranno ovviamente le nostre macchine a disposizione per quei livelli, le Mystic Art che saranno comunque dei potenziamenti che potremo ottenere e aggiungere alle nostre macchine, e successivamente le challenge che dovremo completare all'interno degli stage per ottenere delle ricompense bonus. Cosa sono le Mystic Art? Le Mystic Art sono esattamente quelle che vedete a schermo, ovvero saranno dei potenziamenti che potremo utilizzare all'interno della wave corrente, ovviamente dopo averla superata, cioè dopo la prima wave superata avremo la possibilità di poter ottenere queste Mystic Art che ci consentiranno di avere dei vantaggi. Dei vantaggi che potranno essere sfruttati tramite appunto acquisto dei nostri Beneficus Point. Potenziamenti che ci permetteranno di essere più offensivi, più difensivi oppure risparmiare effettivamente per i costi dei nostri meccanici. Avremo modo di poter esplorare tutte quante queste meccaniche in gioco, quindi direi di non dilungarci troppo e, come potete vedere già dallo screen che vi sto facendo vedere a schermo, avere un'idea effettivamente di quello che rappresenteranno queste Mystic Arts. Una volta completato il livello avremo la possibilità di poter controllare quelle che sono le challenge che abbiamo rispettato e che abbiamo completato all'interno del livello, per effettivamente controllare quanti Beneficus Point possiamo ricevere in totale dalla nostra sfida. Ricordatevi che l'ammontare di Beneficus Point potrà essere variabile, ovviamente a causa della difficoltà scelta, del moltiplicatore che abbiamo scelto per la nostra modalità e ovviamente il fattore co-op oppure single player, e quindi successivamente ottenere le nostre ricompense. Come potete vedere, una volta completata la sfida avremo la schermata finale che ci permetterà di vedere tutti gli obiettivi che abbiamo completato e successivamente vedere il moltiplicatore di sotto che ci consentirà di ottenere il totale per quanto riguarda i nostri Beneficus Point. Nel menu iniziale dell'evento vero e proprio avremo la possibilità anche di controllare il nostro armamento. Il nostro armamento che sarà abbastanza vario, con le torrette, in questo caso, che varieranno sia per quanto riguarda l'elemento, sia per quanto riguarda la potenza, i loro livelli, che potranno essere incrementati ovviamente sempre con i nostri sigilli, che saranno quelli che appunto otterremo alla fine di ogni partita, e quindi di conseguenza poter potenziare le nostre strutture ed affrontare sfide sempre più impegnative. Vi lascio un piccolo screen così su schermo per farvi vedere effettivamente quelle che sono le varie caratteristiche delle torrette che avremo la possibilità di poter costruire e ovviamente tutte le features in particolare che ci permetteranno di sfruttarle all'interno di questo evento. Per quanto riguarda le nostre torrette, avremo la possibilità di poterle aumentare di livello, e quando ovviamente le nostre torrette aumenteranno di livello, non solo guadagneranno potenza
per quanto riguarda la loro appunto potenza di fuoco, ma dipende quali livelli facciamo raggiungere le nostre torrette, potremo sbloccare anche degli effetti addizionali. Bisogna fare anche molta attenzione perché bisogna anche calcolare che dobbiamo controllare bene quelli che sono i nostri sigilli proprio per permetterci di avere una crescita uniforme per quanto riguarda il nostro livello delle torrette. Quindi fare attenzione e successivamente potenziare quelle che riteniamo essere più opportune. Una volta sbloccato il Theater Mechanicus, i giocatori in generale avranno la possibilità di affrontare questi primi livelli. Successivamente, appena avremo la possibilità di aumentare il nostro livello e quindi affrontare delle sfide più impegnative, avremo la possibilità di sbloccare anche gli altri stage finali, che ci permetteranno ovviamente di ottenere altre ricompense. Durante il Theater Mechanicus e gli altri eventi presenti all'interno del nostro rituale festivo all'interno del gioco, potremo essere ricompensati tramite delle piccole subquest che saranno presenti sotto forma di challenge all'interno dei livelli che affronteremo. Il giocatore verrà ricompensato tramite questi Peace Talisman. Questi Peace Talisman saranno molto importanti perché non solo ci permetteranno al giocatore di essere accumulati e quindi poter essere spesi in generale all'interno del gioco, ma perché questi talismani saranno importantissimi per quanto riguarda appunto il main event per quanto riguarda questa festività, ovvero il famosissimo evento di cui abbiamo parlato anche nei video scorsi, ovvero il Stand By Me event, che ci permetterà di ottenere un personaggio a 4 stelle a scelta, che se non sapete ancora di che cosa sto parlando vi lascerò il video alla fine di questo, e vi serviranno esattamente 1000 di questi talismani per poter scambiare successivamente all'interno dello Shao Market uno dei personaggi che potrete ottenere gratuitamente. Per quanto riguarda il Theater Mechanicus, penso che abbia detto tutto, quindi spero che questo video possa esservi stato utile. Fatemi sapere come vi sembrerà questo evento, magari scrivendomelo sotto in un commento. Io detto questo vi ringrazio, spero di esservi stato un pochettino d'aiuto, e detto questo, come sempre, ci becchiamo con un prossimo video oppure in live sul sito Viola per giocare un pochettino insieme.